tutti, oggi sono qui per farvi vedere un piccolo tutorial che andrò a mettere nella rubrica, quindi questo qui sarà un video riferito alla rubrica. Oggi andremo a vedere come si fanno i maledettissimi stencil. Allora, iniziamo con tutto l'occorrente. Ovviamente per fare uno stencil si possono usare diversi materiali. Ovviamente cutter di tutti i tipi. Io ho quelli lì, ho quello lì normale, poi tutti questi di precisione. Al posto di usare un rotolone di questo, basta anche un pezzettino. Se volete potete usare come, diciamo, carta, la carta lucida, oppure della carta un po' spessa, non fogli di stampante, dell'acetato. Poi ovviamente la vostra immagine che vorrete andare a riprodurre nelle quindi un pennarello per scrivere sui CD, che funzioni, mi raccomando. Mettiamoci sul piano da lavoro perché vedremo le cose molto meglio. Io dovrò ricopiare poi nell'acetato. Devo riprodurre diverse forme. Per evitare di sprecare tutto l'acetato, vi posizionate in un punto. Sapete che vi dico? Quindi lo vado a posizionare così, lasciando un po' di bordo, sennò dopo prendete il vostro pennarello. Questa marca lì. Allora, come si usano i cutter? Perché tutti lo usano così a caso e ovviamente si spacca. Lo si usa tenendo una piccola parte, cioè la punta, che il mio non ha in realtà, fuori. Oppure si prendono i cutter di precisione, vi incicerete tantissimo, dovete tenere il foglio ben fermo, spero si veda, e divertirvi a diciamo a tagliare, quindi dovete passargli sopra, fare le cose. E quindi questa qui è una sagoma, ovviamente noi lo useremo tra poco nel corso di pittura con l'aerografo. Quindi dopo aver perso tutto il giorno per tagliare questo, otterrete una sagoma e un'altra sagoma. Vabbè, uno per fare il colore dentro, uno per fare il colore fuori. Esatto. Quindi spostiamoci di là. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Quindi vi ricordo di iscrivervi, mettere mi piace, condividere e commentare. Vi potete trovare su YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus, Skype, Zello Stream. Quindi dopo aver finito di dire la mia papardella, ora possiamo parlare seriamente. Quindi vi voglio dire una cosa molto importante, che questi stencil, a parte che li trovate, quindi, allora, la cosa molto importante è questa, che nella descrizione troverete il link della mia pagina Facebook, che vi ricordo di mettere, di seguirmi anche lì, perché lì starete sempre aggiornati su quello che combino, quindi nel senso che se nel video, per una settimana magari non esce un video su YouTube, e molti sapete che io li carico ogni settimana, dite come mai, voi andate alla mia pagina Facebook e lo saprete, perché a volte ho problemi di connessione, a volte ho problemi che non riesco a caricarlo io il giorno, che non ci sono, eccetera, eccetera.
Poi noi su l'arte fai da te useremo moltissimo gli stencil, perché li useremo sia nel corso di pittura, soprattutto nel corso di pittura, quello normale di meno, ma quello ad aerografia tantissimo. Quindi, allora, non mi rimane che salutarvi e ringraziarvi. Siamo quasi 300. Quindi non mi rimane che salutarvi e alla prossima. Ciao!